Ciao a tutti, purtroppo vi dobbiamo raccontare l'ennesima fregatura di questo governo. Vi ricordate i 130.000 risparmiatori delle quattro banche, Banca Marche, Carife, Carichieti e Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio? Ebbene, questi 130.000 risparmiatori, ma una parte di questi 10.000 circa obbligazionisti, finalmente dopo un tot di mesi dal 22 novembre, data della risoluzione, anche il governo ha chiaramente detto che sono cittadini truffati. Ma da allora, quindi stiamo parlando di ormai un anno, da allora ancora non si vedono né i decreti, né quello sugli arbitrati che dovrebbe rimborsare fino al 100% l'obbligazionista truffato, né quello sui rimborsi forfettari, o per meglio dire, sui rimborsi forfettari, quelli al 100%, qualcosa è iniziato, però abbiamo scoperto qualcosa, vero Vittorio? E c'è una pericolosa discriminazione nell'accesso al contributo al 100%. Infatti, se gli eredi dei defunti risparmiatori possono accedere a questo rimborso, cosa diversa, invece, è per chi ha ceduto a titolo gratuito un prodotto in obbligazione. In questo caso, infatti, non possono accedere al rimborso al 100% e si tratta, guardate bene, ovviamente a titolo gratuito, di circa 1.000 persone, una cosa molto molto grave. Abbiamo quindi deciso di depositare un'interrogazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze per fare chiarezza, ma soprattutto per prendere una posizione che sia uguale per tutti i cittadini truffati. Principio di uguaglianza, articolo 3, la Costituzione probabilmente non la conoscono, quindi dobbiamo anche durante questo referendum insegnargli qualcosina, vero Vittorio? Sì, attenderemo quindi la risposta del Ministro su un tema molto delicato che riguarda queste 1.000 persone, ma riguarda anche il mondo di tutti i truffati da questi decreti che salvaguardano solo i banchieri e non i cittadini. Per questo noi dobbiamo essere sentinelle vigili e quindi grazie alla segnalazione che ci è arrivata e a quelle che ci perverranno successivamente cercheremo di essere sentinelle dei cittadini all'interno delle istituzioni.